Dottoressa Petrosino, l'arrivo del presidente Squinzi qui in Confindustria Avellino è sintomatico quantomeno del fatto che i dati della crisi in Irpinia sono diventati davvero drammatici, l'ha detto il presidente Basso, l'ha ribadito Squinzi. Lei che è stata appena nominata alla Confindustria Giovani Campania, cosa ne pensa? Chiaramente insomma, la posizione espressa da Sabino è una posizione condivisa da tutta Confindustria Avellino e Confindustria Campania. Diciamo che sono dati oggettivi, inconfutabili. La presenza di Squinzi qui diciamo, è stata da noi richiesta e ottenuta, tra virgolette, nel senso che il presidente Squinzi è sempre vicino ai nostri territori, ma è stata richiesta proprio per dare maggiore amplificazione a quelle che sono le nostre esigenze. Le priorità sono tante, in parte abbiamo ricevuto anche delle risposte abbastanza esaustive dal presidente Caldoro. Dalla nostra abbiamo che in effetti constatiamo un clima di dialogo e di ascolto diciamo proficuo. Io credo che questa sia una ottima base. Mi rendo conto che la situazione è abbastanza grave e spesso le parti sociali non possono aspettare questi tempi. Stiamo cercando di accelerare il più possibile, c'è tutto l'impegno da parte nostra, faremo il possibile. Ecco, sinteticamente come interagirà con il presidente Basso e con quale invece la volontà politica di Confindustria Campania per le vertenze irpine che sono davvero tante? Assolutamente. Diciamo che con il presidente Basso in questo momento abbiamo una congiuntura molto favorevole, nella misura in cui io ero presidente di Avellino e sono stata appena eletta presidente di Confindustria Giovani Campania e il presidente Basso in questo momento era il mio presidente ad Avellino ed è diventato presidente Campania. Al di là dell'istituzionalità, ci lega un rapporto di stima profondo, insomma, dato appunto dall'essere colleghi appunto sullo stesso territorio. Ritornando insomma agli argomenti, quindi credo che la relazione è già diciamo molto avanzata. Sui giovani chiaramente ci sono delle deleghe specifiche che riguardano l'education, i rapporti con le scuole, i rapporti con i giovani che tra l'altro in questo momento insomma sono particolarmente sensibili. Gli altri diciamo ambiti di dialogo chiaramente rimangono di competenza prettamente del Presidente, insomma, ma in ogni caso siamo una squadra, stiamo lavorando assieme e speriamo di ottenere le cose migliori.